vieni anche tu, scopri il mondo verde e blu, verde e blu. Cari telespettatori, buongiorno. La temperatura a Torino in questo momento è di meno 3 gradi centigradi e per quanto riguarda le previsioni di oggi abbiamo un po' di foschia, le temperature che andranno da 1 grado fino a meno 0,4 delle 19. Vediamo continuando, poi meno 2,1 fino ad arrivare a luna di notte a meno 3,8 gradi. Adesso invece passiamo subito alle notizie. Continuiamo allora con le notizie, le borse di studio tutto da rifare, mentre invece per quanto riguarda il processo per l'aggressione ad Alberto Mussi è stato disposto il sequestro delle scarpe di Furchi. Continuiamo ancora, lo stalker tecnologico controlla la ex con il GPS. Lo stalker tecnologico controlla la ex, era ossessionato dall'idea che la sua ex compagna potesse avere una relazione. Stiamo parlando di Daniele, 34 anni, commerciante chierese. È riuscito ad inserire un'applicazione spia nel telefono della sua ex ed era in grado di localizzarla in tempo reale. Questa lo ha denunciato e è stato arrestato. Mentre invece la protesta della scuola, l'assedio colorato alla tesoreria. Ieri, come vedete anche dalla fotografia, un gruppo di bambini si è recato per protesta alla tesoreria e per protestare dal momento che la scuola Calvino chiuderà già da settembre, probabilmente da settembre dell'anno prossimo non sarà più la possibilità di andare alla Calvino e dal momento che su 40 classi soltanto 9 sessioni sono occupate. L'ultima notizia di oggi invece, le rette sono a carico dei malati nelle residenze per anziani e la regione non ci rimborsa da mesi, non abbiamo alternative. E con questa notizia chiudiamo, adesso passiamo invece ai consigli della serata. Allora, continuiamo subito con le notizie per quanto riguarda il pop e jazz. Iniziamo dal Circolo dei Lettori, questa sera alle 21, via Giambattisti Bugino 1, abbiamo Paolo Coruzzi. Mentre invece continuiamo al Teatro Colosseo con Niccolò Fabbri, canzone d'autore, biglietti da 23 a 28,75 euro dalle ore 21. Il Teatro Colosseo si trova in via Madama Cristina 71. Ancora abbiamo diversi appuntamenti, come vedete scorrono sul nostro video. Noi segnaliamo Jazz Club Torino con Paolo Alderighi e alle ore 21.30 al Jazz Club Torino, via Giolitti, angolo via San Francesco da Paolo. Ancora il nostro bla bla, il nostro preferito, i Fasti, Idee Rock, l'ingresso è gratuito, alle ore 22, via Po 21. Poi abbiamo ancora il Caffè Neruda e la Divina Commedia, che è sempre degna di segnalazione, da 0 a 10, cover di Ligabue. Poi abbiamo ancora l'Hiroshima Mon Amour, Settembre Nero, linea 77, rock, l'ingresso è 10 euro, alle ore 22. Abbiamo terminato così con tutti i consigli per la serata. E adesso parliamo un po' del nostro special, quindi del Torino in Tour. Iniziamo così a parlare del nostro progetto Torino in Tour, Torino in Riviera. Torino in Riviera è un progetto che prevede la valorizzazione del territorio. Che cosa vogliamo fare? Come spiega bene questa immagine Torino in Riviera, noi vogliamo creare un ponte, vogliamo così creare un'autostrada a due corsie. La prima corsia da Scalea verso il nord, portatrice di notizie sulla bellezza del nostro territorio. La seconda corsia, turisti che dal nord vengono verso il sud, quindi da Torino verso Scalea, per usufruire di questi servizi che devono essere naturalmente ad un livello più che accettabile, anzi eccellente, per soddisfare le esigenze di tutti. Come faremo a realizzare il nostro sogno? Grazie alla unione che c'è stata tra la Verde Blu Animazione e la City Walk, capitanata appunto da Luca Grisolia, e l'unione di queste due realtà
ci permetterebbe così di portare avanti questo progetto, ripeto, progetto completamente autonomo, non finanziato da alcuna istituzione, che può essere la scuola, non finanziato dalla provincia, non finanziato dalla regione o dallo stesso comune, quindi autonomo. Siamo noi che ci stiamo mettendo il denaro, la fatica e che ci crediamo. Il programma di sviluppo del progetto, come si svolgerà? Ecco, prima iniziamo dal 18 febbraio al 21 febbraio, stiamo parlando del 2013, quindi questo 18 febbraio non sono date fantascientifiche oppure si farà realmente, si farà il 18 febbraio. Iniziamo con le visite e la presentazione delle strutture che hanno creduto in questo progetto. Dal 22 al 25 febbraio faremo così la costituzione e una presentazione, metodologia di comunicazione e poi la comunicazione e la promozione dello stesso. Qual è la richiesta? Le uniche richieste che noi abbiamo fatto, l'offerta e le richieste per le strutture. La nostra offerta, come abbiamo detto, è l'esame della struttura, redazionale della struttura, realizzazione del sito internet, gestione e realizzazione del social network Facebook e Twitter, creazione di pacchetti da proporre, un ufficio stampa e promozione, quindi mailing list, telefonate, fax, contatti di ogni genere. Il tempo di realizzazione è 15 giorni. Ripeto, 15 giorni. La richiesta qual era? Il vitto, solo pranzo o solo cena per 6 persone per l'intero periodo, quindi per 15 giorni, e l'alloggio per l'intero periodo. Le strutture che finora hanno aderito sono l'Hotel Genova, quindi Bar Genova, che ringraziamo ufficialmente, il Vigri, ristorante Vigri, ristorante L'Ancora e naturalmente Mailbox. Chi lavorerà per la realizzazione del progetto? E questi sono i nomi principali. E poi naturalmente ci saranno i sei ragazzi della scuola di Carmagnola, sei stagisti, che verranno a Scalea per vedere con occhi diversi il nostro territorio e realizzare così le diverse cose che ci siamo proposti. Questa è una bozza di programma per quanto riguarda il giorno 18. Arriveremo a Lamezia, poi avremo un treno per Scalea, l'accoglienza e struttura, ore 15 presentazione del progetto, alle ore 22 sarà la cena, ore 21 delle slide di presentazione per il territorio. Già abbiamo progettato una prima festa in collaborazione con Luigi Cino, che ormai è diventato un punto di riferimento per quanto riguarda le feste, l'organizzazione a Scalea e in tutta la Riviera, Luigi Cino che organizzerà il giorno 24 alle ore 19 l'apericena al Genova. Un simpatico incontro con musica e animazione, realizzato sempre dal nostro pool di ragazzi, capitanati questa volta da Luigi Cino. Per quanto riguarda le caratteristiche e le specifiche, vi informeremo naturalmente nei prossimi numeri del Vivi Torino. E con questa notizia è tutto, ci vediamo domani. Ciao! E se vieni anche tu, scopri il mondo.